Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su YouTube. Oggi facciamo un video leggermente particolare perché ho deciso appunto di rendere voi protagonisti. Qualche giorno fa avevo fatto una storia su Instagram, vi invito a seguirmi su Instagram, vi lascio tutti i link in descrizione, dove chiedevo appunto di farmi delle domande che avrei utilizzato appunto per fare questo video. È un buon modo per conoscersi anche meglio, un po' più approfonditamente. Ho diciamo selezionato un paio di domande diverse, diciamo, da quelle che mi erano state fatte nel primo video delle domande dei miei iscritti, quindi adesso vi farò vedere le domande qui sopra e risponderò appunto a tutte le vostre curiosità. Ma come al solito, prima di iniziare, facciamo partire la sigla del canale e ci vediamo subito qui. Ed eccoci bentornati in questo video, vi ringrazio sempre per tutto il supporto. Vi ricordo ancora una volta l'iscrizione al canale, attivare la campanella per non perdere ulteriori video, un like e un commento a fine video per chiacchierare insieme. Sapete appunto che rispondo sempre. Inoltre vi devo ricordare appunto il mio codice sconto Nerdando che potete utilizzare su Climax Comics. Tra l'altro, appunto, vi sta dando l'opportunità di avere il 20% di sconto anche su altri editori che adesso vi lascio qui. Quindi con il mio codice sconto arriverete poi a un 25% totale. Affrettatevi perché sarà fino al 2 luglio. Iniziamo subito con il nostro video. Allora, queste due domande sono insieme, vi rispondo alla prima, ovvero che cosa mi ha fatto venire voglia di aprire un canale YouTube. Allora, non so dirvi in particolare, diciamo che ho iniziato da spettatrice, quindi ho visto i video di altri colleghi qui su YouTube e mi sono sempre più appassionata anche a questo mondo perché all'inizio appunto avevo iniziato con un primo manga e continuavo soltanto quello. Poi vedendo altri video di altri colleghi che mi facevano venire appunto la voglia di iniziare a approcciarmi ad altre letture, mi è venuta anche a me la voglia di comunicare la mia passione perché arrivato a un certo punto è cresciuto e volevo condividerla con più persone. Quindi il canale principalmente è nato anche per questo. Soprattutto è nato in un periodo un po' così e così, e quindi è stata, diciamo, mi ha aiutato molto in questo, mi ha aiutato molto appunto questo percorso qui su YouTube. Ma principalmente appunto nasce proprio per una condivisione, perché non avevo chissà quanti amici, anzi proprio zero che fanno parte, diciamo, del mondo nerd, quindi principalmente per quello. Senza volerlo, tra l'altro, ho anche risposto alla seconda domanda, perché no, in realtà non ho amici che seguono il mondo di anime o di manga completamente, però quelli che ho non sono persone che vanno a criticare, quindi hanno sempre, diciamo, approcciato, diciamo, approvato quello che è la mia passione, quindi su questo nessun tipo di problema. Rispondiamo appunto all'altra domanda, ovvero qual è stato il trampolino di lancio per iniziare su YouTube? In realtà direi che il trampolino di lancio sono stata io stessa, quindi me stessa, perché così come sono stato il trampolino, sono stato anche un ostacolo, perché volevo iniziare in realtà molto tempo prima. Forse l'avevo anche fatto, non ricordo precisamente, forse avevo caricato un video, poi l'avevo cancellato, avevo paura, diciamo, un po' del giudizio degli altri, un po' di sembrare un po' ridicola con magari alcuni amici, oppure sentirmi io ridicola di parlare magari con pochissime persone che guardavano i video, e quindi ero un po' io stessa l'ostacolo. Poi in realtà, ripeto, in un periodo un po' così e così ho deciso di fare qualcosa per me stessa ed era quello che appunto di prendermi del tempo per i miei hobby e parlarne così. Ed è stata un po' una specie di terapia perché mi ha, diciamo, sgomberato i pensieri da tante cose e quindi poi è continuata. Non me l'aspettavo nemmeno appunto di durare così tanto perché, ripeto, noi a volte siamo proprio i nemici di noi stessi. A volte i pensieri, a volte non crederci tanto nelle cose portano a non farle mai iniziare. Invece appunto una volta lanciata, in realtà il supporto è arrivato quasi fin da subito, questo mi ha aiutato a non mollare perché il feedback delle persone mi ha aiutato a crederci un po' di più e quindi eccomi qui col vostro sostegno e vi ringrazierò sempre per tantissimo per tutto il supporto che mi date sotto ogni video. Hai mai amato un personaggio eccentrico appunto di un manga? Allora, non credo di avere chissà quanti personaggi eccentrici tra quelli che mi sono piaciuti, forse un po' Bakugo tra di My Hero Academia, però non so se lo definirei esattamente così, però è sicuramente uno di quei personaggi che sono diversi da quelli in cui di solito mi approccio e che mi colpiscono.
Sicuramente perché in realtà in prima apparenza diciamo è un personaggio, mentre più avanti nella storia ci rendiamo conto del perché Bakugo appunto si comporti così e come cambia e come appunto si va ad evolvere la situazione, soprattutto si evolve lui come personaggio e la sua maturità poi nel corso dei volumi diventa qualcosa di eccezionale, quindi probabilmente il personaggio un po' più diverso di quello che di solito cerco. Sicuramente lui, che è abbastanza amato, ma anche abbastanza criticato, e ci sta perché, soprattutto nei primi volumi, è un personaggio un po', non, diciamo, non proprio tra, gli esempi da seguire, però non lo so. Poi andando avanti, ripeto, la storia prende un'altra piega e si va ad approfondire molto di più anche la psiche di tutti i personaggi, e lì poi ti innamori in realtà anche del personaggio che in realtà pensavi non potesse rientrare in quelli che sono i tuoi gusti. Anche qui abbiamo due domande. La prima domanda, appunto, è: in realtà sto partendo dalla seconda. Comunque, se mi piacciono i Funko Pop, sì, mi piacciono tantissimo e ho veramente una cosa tipo 40 Funko Pop. Però ho iniziato prima in realtà dei manga, quindi non sono personaggi di anime o di manga, sono per lo più personaggi della Marvel, perché io seguo la Marvel, però per quanto riguarda i film, quindi MCU. Anche qualcuno della Disney, quindi principalmente quello. Poi, se magari mi fa piacere vederli un giorno, vi farò vedere, però ce ne sono un bel po', proprio una mensola strapiena. Per quanto invece riguarda gli anime che sto seguendo al momento, sto seguendo Wotakoi, che in realtà non penso sia uscito adesso, ma lo sto iniziando in questo momento. Poi ho iniziato anche l'anime di Skip and Loafer, spero che si pronunci così, e sono tipo alla seconda puntata e mi ha convinto da tale da prendere il manga appena uscirà, che non so se non sbaglio esce a luglio. Un altro anime che sto seguendo è Oshinoko. Principalmente questi tre al momento, anche se avevo iniziato anche Blue Lock e poi non so per quale motivo ero convinta finisse tipo con la dodicesima o tredicesima puntata, in realtà pochi giorni fa ho scoperto che è continuato, quindi devo andare appunto a finire quello che avevo iniziato. Letto Made in Abyss o Alice in Borderland? Allora, Alice in Borderland avevo iniziato con i primi due volumi e li avevo acquistati, poi successivamente li ho venduti perché avevo iniziato tante serie e non riuscivo a starci dietro, anche perché il prezzo è un po' più alto rispetto al solito, credo che fosse sui 12 euro e che si è conclusa tra l'altro tra poco, però mi stava piacendo tanto e in realtà ci tengo a vedere l'anime almeno, che so essere abbastanza l'anime o il film come diciamo. Però ci tengo perché voglio vedere appunto come continua la storia. Per quanto riguarda Made in Abyss, invece, sono arrivata alla prima stagione dell'anime, forse qualche puntata della seconda, e devo andare avanti. Preferisco approcciarmi con l'anime perché so che un manga, se in questo momento tipo impari e quindi esce veramente raramente, e quindi non lo so, diciamo che poi io perdo pezzi, eccetera. Preferisco in questo momento vedere l'anime. Per la prima parte, però, mi è piaciuto. Però diciamo non a livelli eccezionali, so però che dalla seconda stagione diventa più drammatico, quindi non vedo l'ora di andare avanti. Allora, questa domanda su Hayazawa è molto interessante perché, come sapete, è la mia autrice preferita. Non so dirvi bene cosa mi ha detto più degli altri, vi posso dire che all'inizio pensavo, appunto, avendo letto solo Nana all'inizio, che fosse il mio manga preferito. Ma non che Hayazawa fosse la mia autrice preferita, questo perché? Perché non avendo letto il resto, quando ti piace un manga non vuol dire che poi ti piaccia tutta la produzione di quell'autrice. Però Nana mi ha spinto ad andare oltre perché volevo trovare di nuovo il modo di comunicare di Hayazawa, i personaggi di Hayazawa, il modo con cui ti insegna tanto Hayazawa, e quindi ho cercato di approcciarmi anche alle altre opere proprio per ritrovare tutto quello che avevo ritrovato in Nana anche in altro, perché mi mancava proprio quel modo di scrittura, mi mancava quel modo di comunicare che sinceramente non ho trovato altrove. Quindi ho iniziato a recuperare tutta la sua produzione e non c'è stato un solo manga suo che mi ha deluso, per niente. In tutte le opere l'ho ritrovata e il suo modo proprio di comunicare mi è entrato dentro, perché è un'autrice che sa comunicare, sa come farti arrivare alla storia, sa divertire, sa farti riflettere, sa fotografare la realtà così com'è. Per esempio in Nana, come ho detto tantissime volte, i personaggi in un certo momento li odi, in un certo momento li ami, proprio perché sono personaggi umani e vedi gli sbagli e vedi anche quello che in realtà non vorresti vedere. Perché molto spesso
molti si approcciano magari ai manga per ritrovarsi in un mondo diverso dal proprio, no? Viaggiare nella fantasia e cose varie. Mentre in Nana, o comunque in tutte le opere di Miyazawa, invece io vado a ritrovare la realtà. Quindi anche quello che in realtà noi cerchiamo di girarci dall'altra parte e non vederlo, lei te lo spiaccica in faccia. Questa a me è una cosa che mi piace tanto, perché a me, perché credo che abbiamo anche bisogno di questo, abbiamo bisogno di stare coi piedi per terra. Sì, li fa sognare, però ci sono anche le cose brutte in questo mondo ed è giusto che vengano scritte, ed è giusto che vengano comunicate. E forse è questo quello che mi ha dato più di tutti gli altri, perché se voglio sognare, se voglio avere un manga totalmente fantasy, totalmente, diciamo, impossibile di cos'è, non vado a leggere Hayazawa. Magari nelle sue prime opere troveremo di più l'elemento più divertente rispetto alla fine della sua produzione, però anche nei manga, diciamo, iniziali lei ci mette sempre qualcosa che fa riflettere. Qualcosa di reale e non lo so, qualcosa che a me ha sempre affascinato e non vedo l'ora di. Non dico di continuare Nana perché purtroppo penso che non continuerà mai più, però chissà che un giorno inizi una nuova storia. Io ne sarei completamente felice. Allora, quali sono i miei manga shoujo preferiti? Nana al primo posto e Ultimi raggi di luna quasi al pari. Perché nonostante i due volumi mi ha dato tantissimo. Poi tra i miei manga shoujo preferiti c'è A un passo da te, che l'ho amato, è molto più semplice ovviamente rispetto a un Nana, però anche quella semplicità a volte serve, è veramente veramente molto 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 piacevole. Altri shoujo preferiti è sicuramente Orange, anche qui tema abbastanza delicato ma trattato in una maniera molto molto coi piedi di piombo, come si dice, perché a volte quando si trattano degli argomenti delicati non bisogna essere troppo crudi, bisogna stare attenti anche alla sensibilità. E secondo me Orange è veramente uno di quei manga che lo fa in maniera perfetta. Io lo consiglio a tutti, anche alle persone che sono più sensibili ad alcuni argomenti. Io credo che Orange si lascia leggere senza alcun tipo di problema. Ora, in questo momento mi vengono questi principalmente come shoujo miei preferiti, però ce ne sono anche altri che ho letto che mi sono davvero tanto piaciuti. Allora, cosa studio? Io studio Scienze dell'Educazione, quindi sono al secondo anno, a settembre inizierò il terzo e ultimo anno e appunto aspiro a diventare un'educatrice. Sì, ovviamente mi piacciono gli anime, ma devo dire che li vedo abbastanza raramente, nel senso che rispetto alla lettura sono qualcosa che secondo me viene in secondo piano, a volte per comprendere meglio alcune dinamiche, magari in quei manga un po' incasinati con il disegno, magari dove ci sono i battle, quindi magari rivedo, vado a vedere la puntata dell'anime, o magari quando non posso recuperare tutti i manga esistenti al mondo e quindi magari faccio una ricerca e capisco cosa voglio acquistare cartaceo e cosa magari posso in realtà seguire con l'anime. Quindi questi sono i principali motivi per cui seguo gli anime. Però non tantissimi, diciamo mi concentro molto spesso uno o due, quando rifinisco poi magari passano dei mesi senza vederli in realtà, però comunque per piacermi ovviamente mi piacciono. Allora, manga bruttino letto in adolescenza a cui però non riesce a vendere. Allora, in realtà io non ho letto manga in adolescenza perché ho iniziato tardi a leggere manga, si può dire un anno e mezzo fa, quindi forse due. Non ho più tenuto il conto, però relativamente da poco, essendo io ho 26 anni, quindi l'adolescenza purtroppo non l'ho passata in questo mondo, anche se sinceramente mi sarebbe piaciuto, avrei sicuramente un bagaglio culturale da questo punto di vista molto più grande e magari saprei parlarne anche meglio, però meglio tardi che mai. Manga bruttino che non riesco a vendere, in realtà tutto quello che io, che non mi è piaciuto, o che comunque anche se mi è piaciucchiato, penso che non sia il mio genere, che non sento necessario di avere in libreria solo per accumulare, l'ho già venduto, quindi fondamentalmente non troverete nulla nella mia libreria che non mi piaccia. Perché letteralmente poi quando guardo la libreria e vedo che non mi rispecchia, io vado a vendere. E soprattutto quando uscirà una nuova collezione manga, vi renderete conto di quanto è cambiata in pochi mesi. Perché, non perché quelle cose non mi siano piaciute, perché ai tempi le avevo pure consigliate, però i gusti a volte cambiano e non dico che siano cose brutte, ma forse non più necessarie per quello che adesso sono diventata.
e quindi le ho tolte. Forse qualcosa che sta prendendo una piega un po' bruttina è Tokyo Revengers, che quindi comunque non lo venderò proprio perché è stato il mio primo manga, ma non reputo un manga brutto. Semplicemente il finale a me, o quello che sta per arrivare, non mi sta facendo impazzire, ma comunque non riuscirei a venderlo proprio per questo motivo. Allora, se avessi la possibilità di creare un manga, quale sarebbe? O comunque che trama avrebbe? Allora, è una domanda molto molto bella, ma anche molto complessa, e ci ho messo un po' prima di registrare questa risposta, ma in realtà anche adesso non so perfettamente cosa dire. Saprei dirti quale manga avrei voluto scrivere, tra una tra questi è Nana, ma anche Buonanotte Punpun. Il tema invece che avrebbe il mio manga completamente da zero probabilmente sarebbe sulle comunità o sulle carceri, soprattutto minorili, per dare modo anche a queste persone, questi ragazzi, di trovare qualcosa che parli di loro e dove si possono rispecchiare, perché principalmente è quello che cerco io a volte nelle letture, anzi molto spesso, ovvero quello di rispecchiarmi in determinate situazioni. So che ovviamente un manga non può aiutare a darti una risposta, però può farti aprire gli occhi in determinate cose, quindi mi piacerebbe creare quel tipo di manga dove anche chi non ha mai letto qualcosa lo compri proprio perché dal titolo o dal tema possono capire che si sentono affini, si sentono rappresentati in qualche modo. Quindi probabilmente parlerebbe di questo tipo di disagi, di problematiche. E vorrei che appunto venissero affrontate in maniera giusta, quindi mi piacerebbe affiancarmi sicuramente ad un esperto, che poi è quello che in realtà sto anche studiando, no? Io sto studiando per diventare un'educatrice, quindi tutte le comunità, a partire dai carceri minorili, ma anche quelli per adulti, oppure appunto gli sportelli di ascolto. Quindi sì, mi piacerebbe probabilmente fare questo tipo di manga, questo tipo di tema. Siamo arrivati alla fine di questo video, ho risposto alla maggior parte delle domande, quelle che magari a cui non ho risposto semplicemente perché erano state proposte in un altro video, o comunque ne avevo già parlato di quel tema, di quell'argomento in un altro video, quindi ho evitato di ripetermi, ma ovviamente vi ho letto tutti, quindi io vi ringrazio sempre per tutto il supporto e noi come al solito ci vedremo in un prossimo video.